Oggi sulla Terra esistono circa 6 miliardi di persone. Si stima che alla fine di questo mese, non sappiamo come l'abbiano definito, però dovremmo essere 7 miliardi di persone. Entro il 2050 dovremmo essere 9 miliardi di persone. È chiaro che un'evoluzione demografica così importante crea una necessità di cibo per il mondo intero. E l'esigenza di cibo viene contrastata da un'urbanizzazione sempre più forte che porta via terre all'agricoltura, da una desertificazione dovuta ai cambiamenti climatici che ancora una volta ruba terra all'agricoltura, e di conseguenza si viene a creare un disallineamento fra quello che è la richiesta di cibo da parte del mondo, che peraltro il mondo si arricchisce e quindi evolve e consuma ancora di più, quindi c'è ancora più pressione per la richiesta di cibo, in particolare dell'agricoltura, e l'offerta, perché se le terre sono limitate, evidentemente anche l'offerta agricola è limitata. Di conseguenza, è piuttosto evidente, su una legge banale di domanda e offerta, tutte le soft commodities, quindi tutto ciò che sta intorno al mondo dell'agricoltura, evidentemente nei prossimi decenni è destinato a rivalutarsi sempre di più. A questo aggiungiamo un altro elemento, che per poter produrre di più, visto che le terre mancano, dobbiamo lavorare di tecnologia. E la tecnologia oggi è, a mio avviso, solo una, di fatto, la biotecnologia, cioè la capacità di intervenire all'interno del genoma delle piante per poter produrre dei ceppi più resistenti, più produttivi, in grado, come alcune ricerche stanno facendo, di creare del mais, per esempio, in grado di essere coltivato anche dove la terra è arida, o per esempio allevare golden rice, già esiste, del riso che, essendo molto ricco di beta-carotene, vitamina A in sostanza, può essere allevato da quelle coltivate da quelle popolazioni che sono strutturalmente povere, hanno problemi di carenze vitaminiche, e di conseguenza un cibo povero come il riso può da una parte sfamarle e dall'altro anche prevenire quei danni alla vista che, ahimè, sono una piaga in tutta l'Africa. Quindi biotecnologia e agricoltura come temi sicuramente del prossimo futuro.